Il discorso di oggi l'abbiamo cominciato già insieme, noi due dicevo che è una cosa grave senz'altro e che preoccupazione sul corpo, io l'ho avuto tutta la vita, no, a livello della dismorfobia, ma la pubertà, l'ho detto, io stesso ho avuto e penso che molti o quasi tutti, la pubertà guardandosi allo specchio, si trova che la crescita c'è qualche cosa con la quale lui non è familiarizzato. E su questa non familiarità si può iniziare una specie di delirio somatico passaggero che mentale poi grave, no? Sì, si diventa una ideologia delirante del corpo, di una parte del corpo. Ma guardarsi allo specchio e trovare che io mi ricordo che trovato che il naso mi è cresciuto a 13 anni, senti così, cambiamenti, questione di grado. Come c'è una questione di lotta neurosi e psicosi, evidentemente. Lascio la parola a te e sai che tu hai fatto un seminario 2 o 3 anni già su questo soggetto, ecco, che anche ti è interessato, non dico per motivi, ma hai detto. Quindi lascio la parola a te e lo ascolteremo con attenzione per poter discutere. Dunque, grazie della presentazione. Io partirei ricordando il termine dismorfofobia che fu creato da uno psichiatra italiano, Enrico Morselli, che parlò di una, virgolette, ossessione per un difetto immaginario dell'aspetto esteriore. Nella letteratura appare anche la seguente definizione, una sensazione soggettiva di deformità per la quale il paziente ritiene di essere notato dagli altri, nonostante il suo aspetto rientri nei limiti della norma. Il DSM inquadra questa patologia come disturbo di dismorfismo corporeo, quadramento diagnostico. Chiamarlo dismorfofobia accentua l'aspetto fobico, ovviamente. Chiamarlo disturbo di dismorfismo corporeo permette di comprendere sullo stesso termine disturbo le più varie proiezioni. Possiamo anche riferire all'apetistico. Dimostrerebbero che oltre l'80% degli uomini e il 90% delle donne cercano di migliorare il proprio aspetto fisico. Osservazione ovvia. La maggior parte delle persone continua comunque a mantenere vivo qualche motivo di insoddisfazione. Elementari risulta che sono insoddisfatti dalla loro immagine il 45% delle ragazze e il 25% dei ragazzi. Il rapporto tra femmine e maschio sarebbe comunque di 2 a 1, più frequente quindi nelle donne. Phillips ha inoltre ripresente dal 6 al 15% delle persone che si rivolgono alla chirurgia estetica. Questo è un dato che viene comunemente citato da tutte le ricerche di tipo statistico, cioè che dal 6 al 15% le persone che sono appunto sempre su queste cifre qua. Dopo queste brevi note utili a rinfrescare la memoria, possiamo comunque iniziare a riflettere sul tema che oggi ci interessa. Tra le varie possibili angolazioni che permettono di tutti gli aspetti del mondo dei dismorfofobici, quella da cui mi è sembrato più utile iniziare è l'angolazione che pone in particolare evidenza il sentimento di sorpresa provocato da inaspettati incontri con la bellezza e la bruttezza. Le inaspettate bellezza e bruttezza di un'opera d'arte o di una persona sono capaci, se ci pensiamo, di togliere il respiro, di giungere risuonando sino alle fibre più intime del nostro essere. L'esperienza estetica ci commuove, sovverte le nostre abitudini, ci invita al cambiamento, trascina in qualche modo fuori dal tempo e dallo spazio. L'esperienza estetica è come confusa in se stessa. In un primo tempo è indicibile e incomunicabile e può sfiorare la sfera del sublime e dell'illimitato. Ha un suo primo tempo, cui fa seguito un secondo tempo caratterizzato da una riflessione critica su ciò che è avvenuto. Quell'opera d'arte, quel bel corpo che hanno tanto colpito, divengono cioè oggetto di riflessione. La nostra mente, sia pure colpita e talora paralizzata dall'esperienza estetica, non si ferma, continua a cercare di allargare la propria conoscenza dell'esperienza che ha vissuto. L'esperienza estetica si prolunga così in un'esperienza conoscitiva, si inserisce all'interno di una storia, di un processo di conoscenza. L'esperienza estetica non resta uguale a se stessa, perché non può non storicizzarsi, perché non può non inserirsi all'interno di un processo di sviluppo. Sia le persone che le opere d'arte, tutto ciò che ha provocato un'esperienza estetica, inserisce questa esperienza nel flusso della qualità.
Molti pazienti dismorfofobici raccontano di essersi visti, essersi percepiti almeno una volta, spesso di fronte a uno specchio, come sufficientemente belli. È il ricordo di questa immagine di sufficiente bellezza a mantenere viva in loro la speranza di un ritrovamento magico, non realistico, di questa immagine. Ma questo rimanere legati al ricordo di una irraggiungibile bellezza impedisce una temporalizzazione dell'esperienza stessa. Non solo la bellezza degli uomini, ma anche la bellezza di una statua d'armo esistono all'interno di uno scorrere del tempo. Il desiderio di conoscere ciò che ci ha sorpreso non può arrestarsi. Possiamo ricordare, per esempio, che la bellezza di Mosè di Michelangelo fu, ad esempio, apprezzata e interrogata da Freud, che si recò varie volte e in diverse occasioni in San Pietro in Vincoli a studiare l'enigma. Citando Freud, quante volte ho salito la ripida scalinata che porta dall'infelice via Cavour alla solitaria piazza dove sorge la chiesa abbandonata. E sempre ho cercato di tener testa allo sguardo corrucciato e sprezzante dell'eroe. E mi è capitato qualche volta di svignarmela poi, quatto quarto, dalla penombra di quell'interno, come se anch'io appartenessi alla marmaglia sulla quale ha dato il suo occhio. Una marmaglia che non può tener fede a nessuna convinzione, che non vuole né aspettare né credere, ed esulta quando torna a impossessarsi dei suoi idoli illusori. Dopo queste parole di Freud, il Mosè non è stato più quello che Freud vide una sua prima volta. I contenuti che possiamo immaginare come proiettati da Freud all'interno della statua di Mosè, come quelli proiettati da tutti i visitatori di San Pietro in Vincoli, non sono cioè statici, ma si modificano, vengono inseriti all'interno di un movimento psichico. Il Mosè non è più lo stesso di quello che era stato la prima volta che Freud era stato sorpreso, perché è stato di fatto subito inserito all'interno di una storia che si fa significativa, potremmo dire all'infinito. E quanto ora detto vale sia per la bellezza delle opere d'arte che la bellezza naturale. Le vicissitudini della bellezza dei corpi possono essere cioè estese anche alle vicissitudini della bellezza delle opere d'arte. Siamo insomma sorpresi dalla bellezza sensoriale, da una bellezza che ci sorprende. Nello stesso tempo non possiamo non inserirci all'interno di un processo di conoscenza di noi stessi. Il crearsi di un rapporto, anche immaginario, con una persona o un oggetto diverso da noi stessi implica l'inizio e il perdurare di un ampliamento della conoscenza. Si sta così, non potrà non istituirsi un tentativo di conoscenza dei rapporti tra l'originaria esperienza estetica e il suo sviluppo. La bellezza potrà continuare a sorprendere e rinnovare la conoscenza stessa. E ciò che si verrà a conoscere potrà almeno confermare alcune qualità intraviste presenti nell'originario vissuto sensoriale. Tutto questo potrà però anche non accadere, e la conoscenza potrà disconfermare la bellezza e la bruttezza dell'originaria sorpresa. Se i vissuti della sensorialità e i vissuti della conoscenza in qualche modo non coincideranno, se non si attiverà un piacere della conoscenza, se il piacere estetico della bellezza non finirà per fare tutt'uno con il piacere della conoscenza, lo sviluppo psichico sarà destinato a svilupparsi in modo disarmonico. L'esperienza della sorpresa, provocata da sensazioni estetiche, potrà o meno integrarsi, insomma, con l'esperienza della bellezza della conoscenza. Ma non sempre un'integrazione tra il primo impatto psichico-sensoriale e il successivo sviluppo conoscitivo è possibile. Ciò che si arriva man mano a conoscere e sul quale avevamo riposto una speranza di felicità può far entrare invece in contatto con aspetti oscuri della propria ed altrui vita psichica. Per modificare sorprendenti e piacevoli vissuti di bellezza, per determinarne la fine, possono essere comunque sufficienti minimi particolari riguardanti le sensazioni. Può trattarsi di un'opacità della pelle, di un cattivo odore, di una voce sgradevole. Un sorriso che fino a un certo momento era stato vissuto come bellissimo può iniziare a non piacere più. Una piccola ruga, una voce sgraziata o eccessivamente tenera, uno sguardo quieto o inquietante possono iniziare ad essere conosciuti come deludenti. La conoscenza dell'altro, inizialmente amato, può modificarne le caratteristiche. Può capitare di essere delusi da ciò che ci sembrava addirittura affascinante. La bellezza e la bruttezza finiscono insomma per intrecciarsi con le differenti storie personali. Questi intrecci possono essere più vari e l'intreccio tra senso e conoscenza può essere o meno felice.
Quando l'intreccio è felice, la bellezza della conoscenza di sé e degli altri può condurre verso un processo di sviluppo positivo. Ma quando l'intreccio è infelice, il processo di sviluppo è bloccato da continui malintesi. Senso e scienza possono cioè confliggere fra di loro. Si va da persone che hanno pensato di essere belle e che si scoprono brutte, a persone che hanno creduto di essere brutte e che scoprono di essere più belle di quanto pensavano. Alcune persone scoprono così che i loro vissuti che riguardano l'esperienza estetica sono spesso la ripetizione di vissuti estetici legati alle loro storie personali. Quel sorriso che era stato vissuto inizialmente come bello e che aveva finito per suscitare come brutto sentimento di repulsa ha una storia che può essere questa. E lo stesso può accadere per il disgusto provocato da una masticazione rumorosa o dalla rigidità di una fredda mimica. Vissuti sensoriali si intrecciano insomma con vissuti fantasmatici e vicende concernenti la sensorialità possono venire conosciute o conosciute all'interno di una storia pensabile. La bellezza e la bruttezza entrano così nella storia di ognuno, sia nella storia di chi è colpito dalla bellezza o dalla bruttezza, sia di chi si rende conto di essere percepito, di essere pensato come bello o come brutto. Nell'un caso come nell'altro, nella vita psichica di ognuno, al di là della fascinazione o della ripulsa sensoriali, inizia comunque un'elaborazione dei propri vissuti di bellezza o di bruttezza. E molte di queste storie, di queste elaborazioni, nei pazienti dismorfofobici, finiscono nella convinzione non realistica di essere irrimediabilmente brutti, portatori di una bruttezza che potremmo definire forse anche come essenziale. Certi dismorfofobici non sanno dire perché si percepiscono brutti. La bruttezza riguarda tutto il loro essere, per questo si può parlare sia di una bellezza che di una bruttezza essenziale. Freud, in tutt'altro contesto, in una lettera a Plissen, parlò di una bellezza assoluta, assolutezza che potrebbe essere utilizzata non solo per la bellezza, ma anche per la bruttezza. Giunto punto, credo di aver sufficientemente evidenziato l'importanza rivestita dei vissuti di sorpresa nei riguardi della bellezza e della bruttezza. Possiamo così passare a riflettere sul tema specifico della dismorfofobia. Comincerò col dire che i diversi pazienti dismorfofobici possono essere immaginati come disposti lungo uno spettro, ai cui estremi stanno da un lato pazienti che soffrono per difetti fisici particolari sufficientemente realistici e dall'altro persone che si percepiscono e si vedono assolutamente brutte in modo tutto irrealistico, potremmo dire brutte per essenza. Una prima osservazione da fare che nel caso di persone che abbiano una visione realistica dell'entità di un proprio difetto, l'entità di questo e di cui si desidera la correzione non è equivalente alla sofferenza che detto difetto provoca. Un piccolo difetto può essere vissuto come fonte di profondissima angoscia, mentre un grande difetto può essere valutato con un maggiore realismo. Ed è naturalmente indice di gravità psicopatologica il fatto che la vita psichica finisca minata per alcuni pazienti esclusivamente da una sorta di dittatura della problematica relativa alla bellezza e alla bruttezza. In alcune persone è come se i problemi relativi alla bellezza e alla bruttezza si infiltrassero, cioè in tutti gli aspetti della vita psichica, e vi si imponessero come estremamente invasivi. Conflitti e problemi complessi riguardanti altri aspetti della vita psichica, quali bontà, verità, cattiveria, falsità, rischio di non essere tenuti sufficientemente in conto, di passare per così dire come in una seconda linea. Sono temi e conflitti che insieme a quelli relativi alla bellezza e alla bruttezza potrebbero essere al centro della vita psichica, ma che finiscono di collocarsi invece in una sorta di periferia. Lasciano invece tutto lo spazio interno ad un'esclusiva problematica riguardante la bellezza e la bruttezza. Non essendo stata amata nella sua infinita complessità, la vita psichica di queste persone ha dovuto orientarsi verso gli aspetti particolarmente investiti, in senso positivo o negativo, nella vita psichica della propria famiglia. Chi ha invece ricevuto un'accettazione incondizionata, chi è stato amato per nient'altro che per la complessità del suo essere, percepirà che è appunto questa sua complessità ad essere il centro fondante di investimento necessario all'esistenza di una vita psichica degna di tale nome. Possiamo essere buoni e cattivi, veri o falsi, belli e brutti, perché tutte queste qualità rimandano alla complessità dell'esistenza. Ed è l'esistenza di questa radice comune a permettere una differenziazione delle varie qualità psichiche. Le diverse qualità possono differenziarsi, possono l'una prendere il posto dell'altra,
perché tutte sono radicate nella meraviglia dell'esistenza. Ma può accadere che sia una sola di queste qualità ad essere investita nella vita psichica. I conflitti possono giocarsi allora intorno a questa qualità, bellezza e bruttezza. Un bambino rischierà di prendere appunto come ideale non l'intreccio delle diverse qualità, la compiutezza di una vita che gli appartiene, ma piuttosto esclusivamente bellezza e bruttezza. Quanto sto dicendo, una particolare forte influenza degli ideali familiari, può apparire troppo semplice, ma mi sembra corrispondere a ciò che il lavoro clinico permette di osservare in quei pazienti che giocano la loro vita soltanto su un tasto, semplificando cioè la complessità di giochi ben più complessi. Marcello è ad esempio un caso esemplare. Aveva e dà un naso che potrebbe essere definito, forzando un po' i termini, come aquilino. Ne dava una valutazione realistica e non arrivava pertanto a vergognarsene. Gli accadeva di provare talora un sentimento di insoddisfazione per la fattezza del proprio volto. Giudicava questo sentimento fastidioso come qualcosa di inessenziale. La sua famiglia era stata ed era una famiglia di intellettuali intelligenti e vivaci. Alla nascita era stato accolto con gioia. Aveva poi vissuto in un'atmosfera calda, con dei genitori felici per la sua esistenza. Potremmo dire, nel linguaggio da poco usato, che aveva ricevuto un amore incondizionato rivolto alla propria complessità. Potrei anche dire che i genitori di Marcello, così come lui li rappresentava, erano riusciti a prendersi la responsabilità della sua nascita. Tutto faceva pensare che non avessero cercato di semplificarlo, che avessero detto sì alla sua complessità. Tutto faceva anche pensare che Marcello avesse conservato traccia di questo sì originario per tutta la vita. Aveva naturalmente dovuto ricevere dei no, ma questi no erano stati subiti, a mio avviso, all'interno di un sì ben più forte del no in essi implicito. Quando l'amore è incondizionato, il sì dei genitori sarà stato un sì autentico. Un neonato percepirà la presenza nell'ambiente di una forza alleata della propria spinta a vivere. Potremmo anche dire che un forte sì si è indirizzato, quando esiste, non soltanto all'esistenza in sé, ma anche alle pulsioni, alle varie forze presenti nella vita psichica. Si tratta di un sì indirizzato non soltanto all'esistenza di un sé, al fatto di esistere, ma anche ad alcune modalità dell'esistenza, in particolare alle modalità della vita pulsionale. Marcello era stato amato non solo per le sue buone qualità, ma anche compreso ed amato anche per i difetti. All'interno del lavoro analitico che Marcello aveva iniziato per altri problemi da quelli riguardanti il suo naso aquilino, divenne comunque sempre più chiaro che la lieve inquietudine relativa alle caratteristiche del naso era dovuta al fatto che questa aveva a che fare con fantasmi concernenti sia una capacità molto acuta di vedere da lontano con nitidezza da aquila, sia una certa forza psichica legata alla conformazione morfologica dello stesso naso. La presa di coscienza del fatto che l'inquietudine era da una rimozione di caratteristiche psichiche fu sufficiente per diminuire l'inquietudine di cui abbiamo detto. Potremmo anche dire che lo svelamento, vuoi dell'acutezza dello sguardo, vuoi della forza espressa dalla conformazione del naso, determinarono una conoscenza del rimosso e un superamento della rimozione. Il caso di Marcello dimostra che attraverso il lavoro analitico è possibile entrare in contatto anche con pazienti dismorfofobici con un materiale psichico che sia stato oggetto di rimozione. La presa di coscienza dell'esistenza di rimozione rende successivamente possibile una sua elaborazione. Le persone che durante un'analisi riescono a mettersi in contatto con contenuti psichici rimossi possono insomma liberarsi attraverso un lavoro analitico dall'inquietudine legata all'esistenza di un difetto fisico, sia reale che completamente immaginario. Si tratta di persone come Marcello, che non sono affette da una bruttezza che abbiamo definito come essenziale, ma che soffrono invece per essere portatori di difetti particolari. Non è la bruttezza in quanto tale che le fa soffrire, la bruttezza è la presenza di un qualche difetto, di una qualche particolare caratteristica. Nelle situazioni psicologiche più semplici, il difetto che fa soffrire può essere d'altronde modificato, in modo soddisfacente, talora anche attraverso un trattamento chirurgico. Di un attentivo chirurgico possono essere comunque oggetto tutte le parti del corpo, la pelle, i capelli, i peli, il naso, gli occhi, un'infinità di parti del corpo sono oggetto di questo disturbo presentato dal paziente. Ognuna delle zone corporee ora citate può comunque divenire sede di proiezioni intracorporee
i contenuti psichici non rimossi, ma piuttosto i limiti della irrappresentabilità. Come possiamo espellere elementi irrappresentabili all'interno di altre persone? L'esempio più semplice rappresentato da ciò che accade, per esempio, nel razzismo, possiamo anche espellerli all'interno del nostro corpo. Conseguentemente, particolari corporei possono diventare persecutori interni. Credo che su questo Resnick ci ha insegnato molte cose nel corso di questi anni, quando si è parlato di questo problema. La diagnosi differenziale tra le persone in cui prevale la rimozione e le persone in cui prevale l'identificazione proiettiva intracorporea può essere molto difficile e il tratto distintivo può consistere in una tinteggiatura di tipo persecutorio da parte di alcuni difetti definibili come brutti. Grazie, ha capito, di corpo a corpo. Si tratta comunque di pazienti il cui funzionamento psichico è caratterizzato non da rimozione, ma da posizioni, negazioni, proiezioni, identificazioni proiettive, e nei quali la posizione schizoparanoide continua a prevalere su quella depressiva. Il lavoro analitico con questi pazienti può porsi come scopo il rendere rappresentabile e rappresentato ciò che in un primo momento è alzo come non rappresentabile. Elementi psichici non rappresentabili può sembrare a prima vista una frase contraddittoria, e contraddittoria lo è, ma la sua contraddittorietà è quella dell'inconscio. La logica dell'inconscio non è la logica del conscio. Priolo, un collega freudiano, ha recentemente sottolineato l'anticipazione di quello che sarà un nuovo compito per le analisi. Non soltanto il recupero dei ricordi rimossi, ma il completamento degli atti psichici precedentemente incompiuti, perché non formulati, cioè non tradotti in pensieri. Dunque, rappresentazioni mai pervenute alla coscienza e impulsi emotivi mal rappresentati, contenuti psichici solo potenziali che persistendo immutati esercitano un potere di attrazione nei confronti di esperienze posteriori. Questi pazienti sono anche caratterizzati dalla particolare forza, dalla particolare tenacia con cui affermano l'evidenza della loro bruttezza, pur senza riuscire a definirla. Si percepiscono come irrimediabilmente brutti, senza specificare in cosa consiste la loro irrappresentabile bruttezza. Questo tipo di paziente è molto difficilmente curabile, in quanto è la loro bruttezza che finisce per costituire una sorta di loro identità. La certezza di essere brutti, nonostante l'evidenza, è comunque per loro una certezza invincibile. Cosa pensare di questi pazienti? A cosa è dovuta questa così forte tenacia? Di fronte a particolari difficoltà, quando la comprensibilità di un quadro clinico appare impossibile, si fa spesso ricorso al concetto di regressione. Nelle situazioni cliniche di cui stiamo parlando, potremmo così giungere a pensare di trovarci di fronte a una regressione a vissuti arcaici presenti nelle prime fasi della vita psichica. Potremmo trovarci, cioè, ad avere a che fare con vissuti relativi all'esperienza estetica primaria, che Lichermann, Meltzer, Magherini e Sweetnam hanno messo approfonditamente in luce. Magherini, a tutti nota per la sindrome di Stendhal, scrive: la cosiddetta esperienza estetica primaria coincide con l'incontro sensoriale del bambino col mondo esterno, con la faccia della madre. I seni, la voce costituiscono le predominanti e più ricche sorgenti di sensazione, così che un evento può essere sentito come l'impatto di un'esplodente bellezza, una sorta di apparenza. Meltzer, virgolette, la madre normalmente bella e devota presenta al suo bambino, normalmente bello, un complesso oggetto di travolgente interesse, al tempo stesso sensuale e non. La sua bellezza esteriore, concentrata come deve essere nel suo seno e viso, complicata in ciascun caso dai capezzoli e dagli occhi, lo colpisce con un'esperienza di appassionata qualità, frutto del suo essere in grado di vedere questi oggetti come belli. Ma il senso del comportamento di sua madre, dell'apparire e comparire del suo seno e della luce nei suoi occhi, del suo viso sul quale le emozioni passano come le ombre delle nuvole sopra un paesaggio, è per lui sconosciuto. L'invincibile convinzione della bruttezza può essere pensata collegata a vicissitudini relative ad esperienze estetiche primarie, negative, caratterizzate dalla bruttezza piuttosto che dalla bellezza. Un bambino può avvertire un'atmosfera negativa proposta da genitori che lo considerano e lo fanno sentire brutto,
Potremmo forse dire brutto di essere, brutto comunque nel suo centro più intimo. Un tu sei brutto può facilmente divenire un io sono brutto. A proposito di una bellezza e di una bruttezza per così dire di assenza, può essere citato, sia pure con qualche timore di fraintendimento, Plotino, che sostiene che per quanto riguarda il bello, questo è l'essere, il bello è l'essere portato alla sua pienezza, non un attributo che gli sia aggiunto. Cioè dire che una persona è bella non vuol dire che la persona è bella, e bella è un aggettivo che qualifica la situazione. Ma il bello è l'essere portato alla sua pienezza, cioè quando si è, noi saremo all'interno della pienezza dell'essere. E non, quindi le caratteristiche dell'essere non sarebbero, sarebbero periferiche rispetto all'identità tra bello e essere. L'essere è l'oggetto di un desiderio appassionato, perché è identica al bello. Il bello stesso è sorgente di Eros, perché è l'essere. A mio avviso, in certi casi di dismorfofobia, il brutto potrebbe non essere pensato come un attributo dell'essere, ma come una sua particolare essenza. Queste riflessioni permettono comunque di comprendere sia Keats, quando scrive che la bellezza è verità e la verità è bellezza, sia Silberman, un autore, che ha scritto che le creature e le cose sono gravide non di significato ma di bellezza. Frase poetica molto pregnante. E occorre dire che nella letteratura psichica esiste una tendenza generale a collegare l'idealizzazione a qualcosa di patologico. Ciò che è ideale viene spesso pensato come frutto di un'esagerazione. Lungi dall'essere un'illusione, l'ideale potrebbe essere invece considerato l'aspetto della realtà che fa tutt'uno con l'esperienza della bontà, della verità e della bellezza. L'ideale comprenderebbe così l'essenza vera, il centro della bontà che rimarrebbe una dimensione inevitabile di ogni buona esperienza. L'esperienza dell'ideale, lungi dalla difensiva, potrebbe indicare così un'abilità a lasciarsi aperti al pieno impatto della bontà, e potrebbe permettere di essere emozionati a livelli più profondi della nostra essenza. A proposito del ricorso alla regressione come possibile meccanismo difensivo, occorre fare molta attenzione. Spesso il ricorso all'arcaico si rivela essere infatti una manovra difensiva. Spesso ricordiamo, cioè la spiegazione concernente l'arcaico, ad un prima del prima, quando ci troviamo a corto di idee. Di fronte a notevoli difficoltà nel decorso delle cure, l'immaginazione può essere comunque necessaria ed utile. Possiamo abbandonarci alla nostra immaginazione, a patto di essere consapevoli. A queste condizioni possiamo comunque essere liberi di immaginare l'esistenza di vissuti negativi relativi alla bruttezza e che hanno radici nell'inconscio strutturale, nell'inconscio non rimosso. Possiamo immaginare che la convinzione dell'esistenza di un'invincibile bruttezza di stessi potrebbe avere le sue radici nelle prime esperienze sensoriali. E tra queste potrebbero essere importanti le prime esperienze di fronte allo specchio. Ed è interessante a questo proposito l'osservazione secondo la quale molti pazienti dismorfofobici, come conosciuti, portano il ricordo di essersi visti belli almeno per una volta. Questa è un'osservazione fattuale, cioè di fatto persone che soffrono di dismorfofobia spesso ricordano di essersi visti, specie allo specchio, bellissimi, e inseguono l'immagine vista una sola volta. Non so se altre persone hanno avuto esperienze di questo tipo. Per quanto riguarda la complessità dell'esperienza estetica primaria, ritengo utile fare un riferimento anche alla figura ovidiana di Narciso. E prendendo direttamente da Ovidio, mentre cerca di sedare la sete, Narciso, un'altra sete gli cresce. Mentre beve, invaghitosi della forma che vede riflessa, spera in un amore che non ha corpo. Crede che sia un corpo quella che è un'ombra. Attonito fissa se stesso e senza riuscire a staccare lo sguardo, rimane immobile come una statua scolpita in marmo di Paro. Desidera senza saperlo se stesso. Elogia, ma è lui l'elogiato. E brama, si brama e insieme accende. Le fantasie relative all'esistenza di un'esperienza estetica primaria possono essere oggetto di ulteriori utili riflessioni. Nel tempo dell'esperienza estetica primaria potrebbe esistere, ad esempio, un'indifferenziazione tra mondo interno e mondo esterno.
Non è affatto detto che l'impatto con le sensazioni sia vissuto come quello di un oggetto esterno su un soggetto. Niente vieta di pensare, di immaginare, per meglio dire, che all'inizio della vita esista un'indifferenziazione tra soggetto e oggetto e che la distinzione tra i due, tra un soggetto e un oggetto, avvenga in un tempo successivo, in quanto determinata dalle esigenze dello sviluppo psichico. Su questo punto la teoria psicanalitica è divisa. Il neonato è considerato sia come un soggetto alla ricerca oggetto, sia come un soggetto su cui l'oggetto inizierebbe a reclamare i suoi diritti. Ciò che oggi comunque ci può interessare è la fantasia che nel tempo dell'indifferenziazione, essendo oggetto e soggetto vissuto un tutt'uno, ciò che viene vissuto potrebbe fissarsi nella psiche con particolare forza e potrebbe esistere forse una memoria di questo vissuto di indifferenziazione di cui potrebbe restare un sentimento di nostalgia. Le successive convinzioni relative all'ezza e alla bruttezza potrebbero essere particolarmente forti, in quanto aventi cioè radici in uno stato di indifferenziazione, in una sensorialità in cui all'inizio della vita psichica una differenziazione fra soggetto e oggetto non sarebbe stata possibile. Come nell'esperienza di indifferenziazione è possibile che tra soggetto e ambiente si trasmetta un sì originario particolarmente forte, sarebbe anche possibile che possa trasmettersi un no originario. Nella psiche degli irriducibili brutti potrebbero essere istituiti precoci vissuti negativi, precocissimi no indifferenziati che abbiano occupato, come già detto, tutto lo spazio psichico. Il giudizio di bruttezza potrebbe essere vissuto tramite identificazioni precocissime come un giudizio particolarmente vero, in quanto proveniente da un mondo psichico in cui non esistevano qualità differenziate, ma soltanto qualità indifferenziate e in quanto tali particolarmente forti. I vissuti costituiti da bellezza, bontà e verità da un lato e bruttezza, cattiveria e falsità da un altro potrebbero avere una particolare forza, o positiva o negativa, dovuta alla loro coerenza interna. Bruttezza, cattiveria e falsità costituirebbero così una triade al suo interno, coerente e per questo molto forte. Possiamo passare così a un'ultima questione, cui abbiamo già accennato all'inizio. Cos'è che causa la centralità della vita psichica del problema della bellezza e della bruttezza? L'attenzione di un paziente relativa alla bellezza e alla bruttezza precede o meno una particolare attenzione a loro riguardo presente in alcune famiglie. L'esperienza clinica evidenzia innanzitutto che problematiche individuali o familiari molto spesso coincidono e che è molto difficile districare le une dalle altre. Nonostante queste difficoltà, la clinica sembra comunque piuttosto indicare che i quadri dismorfofobici nascono in un terreno familiare già orientato nella direzione di un'eccessiva importanza data alle esperienze estetiche. Nelle riflessioni riguardanti alcune famiglie emerge spesso l'ipotesi la forza dell'immagine brutta di sé e la non metabolizzazione, la non digestione della presunta bruttezza possono essere pensate come collegate alla presenza di segreti familiari psichici indicibili e trasmettentesi segretamente da generazione a generazione. Il brutto, tanto temuto e non metabolizzato, potrebbe essere legato a segreti non metabolizzati nel passaggio tra generazioni. Dall'esperienza clinica risulta infatti che in diversi casi i genitori o i nonni di alcuni pazienti sono stati spesso traumatizzati da vicende che hanno leso la loro immagine sociale, fallimenti, disonori, eccetera. Questi genitori hanno conseguentemente vissuto i loro figli con la segreta speranza che questi avrebbero avuto una vita capace di cancellare la loro vergogna sociale, che in qualche modo sarebbero riusciti a volgere il loro destino. Sono stati spesso vissuti come portatori di una possibilità di colmare qualcosa che i loro genitori non avevano saputo colmare. Persone belle che avrebbero finalmente cancellato con la loro indubbia bellezza, spesso letteralmente tale, tutte le familiari. La loro vita avrebbe dovuto essere quella che i genitori non avevano avuto la possibilità di vivere. Ma un forte desiderio dei genitori nei confronti dei figli ha spesso impedito che potessero sviluppare un loro desiderio autonomo. La rappresentabile presunta bruttezza di queste persone sarebbe da pensarsi così come legato a una bruttezza psichica proveniente dall'ambito di un transgenerazionale non rappresentato né rappresentabile nella psiche dei genitori. L'irrappresentato sarebbe così paradossalmente pensato come ciò che è condiviso tra neonato e suo ambiente, prima che la rappresentazione di una condivisione sia possibile,
senza che il mondo esterno invii un qualche esplicito messaggio a proposito di un senso, di una direzione della storia familiare. Si potrebbe trattare di una condivisione pre-rappresentativa a livelli di sviluppo molto arcaici, frutto di un'alleanza non stipulata con cattivi oggetti indifferenziati e o incorporati, iscritti appunto prima di ogni possibile condivisione. L'irrappresentabile bruttezza sarebbe così forse invincibile proprio per essere nata da un'iscrizione pre-rappresentativa prevalentemente negativa. Nel presente di queste persone la possibilità di nuove esperienze sarebbe molto ridotta, perché tutto sarebbe un presunto destino e ciò che accade nel presente non farebbe che confermarli in ciò che proviene dal passato. Anche il passato è sempre da reinventare e ricostruire, mentre i fantasmi transgenerazionali possono permettere soltanto la ripetizione degli denti. Per i pazienti dismorfofobici è molto difficile raccontare la storia della loro vita. Un passato ricco sembra che non possa essere esistito. Il loro passato e il loro destino appaiono fissi, fuori dalla storia e dal tempo. Quel tutt'uno con il destino transgenerazionale che queste persone hanno precocemente costituito non è affatto funzionale all'esistenza di una vita psichica in cui abbia prevalso sulla ripetizione del passato la complessità del presente. Nella vita di queste persone è raramente esistito un orizzonte da raggiungere, perché anche il futuro è spesso stato vissuto come predestinato. Un orizzonte al di là del quale non può esserci qualcosa di nuovo, non può essere il luogo di un desiderio soggettivo. Ciò che possiamo chiamare transgenerazionale non porta in genere i segni di una propria storia, modulato dall'esperienza, è piuttosto iscritto come irrappresentabile verità traumatica. Per quanto riguarda la sfera della bellezza e della bruttezza, nei dismorfofobici più gravi, i significati sono proposti come completamente adesi al loro significato. La bruttezza e la bellezza sono divenute qualità oggettivamente vere, immagini immodificabili. Con ogni probabilità queste persone hanno prereflessivamente aderito al compito immaginario che veniva loro segretamente affidato. E non riuscendo ad adempierlo, hanno finito per percepirsi veramente brutte, come veramente brutto era ciò che loro avrebbero dovuto compensare o annullare. Il contenuto psichico bruttezza per certi pazienti potrebbe essere irrappresentabile, perché porterebbe con sé segni di un'alleanza, di un'identità con oggetti psichici interni brutti. Per questi prepotenti oggetti interni ciò che conta è solo la presunta verità. Ciò che è altrimenti psichico, sentimenti, emozioni, pensieri, la voce della coscienza non ha consistenza sufficiente per si porre come degno di attenzione. L'oggetto psichico interno, bruttezza, finisce appunto per occupare tutto lo spazio psichico. Per concludere, di fronte ad una persona che è o che si ritiene brutta e per questo motivo denuncia una sua sofferenza psichica, non ha pertanto alcun senso invitarla a pensare che ciò, come si fa comunemente, quasi spesso, che ciò che conta nella vita non è tanto la bellezza fisica quanto quella psichica. Potrebbe trattarsi infatti di persone cui è mancata o è stata eccessivamente problematica un'esperienza fondamentale, quella dell'impatto con la propria e l'altrui bellezza sensoriale, l'esperienza estetica primaria. È un dato di fatto doloroso ma innegabile. Per quanto riguarda la bellezza, la natura è ingiusta, sembra avere una chiara preferenza per le persone e le cose belle. Eppure, se non si nega questo dato di fatto e se ne considera invece l'intreccio con il resto della vita psichica, questo intreccio può catturare il vissuto della bellezza e, storicizzandolo, può renderne possibile il superamento. Il piacere del vissuto, l'esperienza estetica primaria, può integrarsi al piacere della conoscenza. L'esperienza della conoscenza può divenire così tanto bella quanto è bella la bellezza. Me ne voleva ringraziare perché molto interessante, mi ha fatto pensare, ho detto prima, alla mia pubertà, quando guardavo nello specchio, e ricordo che una cosa che Tonci, non so, caro Tonci, che aspetto ancora sia vivo, non so, che diceva, citando sempre a Jean Cocteau, a proposito dello specchio, diceva in francese: un miroir doit réfléchir deux fois avant de réfléchir une image.
Cioè, uno specchio dovrebbe mettere due volte prima di rimandare un'immagine. Uno dei primi pazienti che ho avuto in Argentina, inviato da un collega omeopata, mi ha interessato all'arte di Spitzerberg, Pellegrini, tutto il gruppo di solista, in parte, con il quale io facevo parte, mi ha inviato un ragazzo adolescente, non so se l'ho detto una volta, che si guardava nello specchio, ma soprattutto aveva apparentemente un delirio di autoreferimento, perché quando andava per la strada tutti lo guardavano con la convinzione che lui era una scimmia. Evidentemente un delirio, sì e no. Io l'ho visto, era una scimmia perfetta, cioè aveva si identificato per qualche motivo con una scimmia, dunque non poteva dirle, farle capire che è un delirio. Io, ma lei si è guardato nello specchio? Sì, sì, come si vede? Non mi vedo, ma no. Lei imita una scimmia, per quale motivo non lo so. Si è arrabbiato, anche lei. Sì, anche lei le dico, anche lei per qualche motivo imita una scimmia, non è una scimmia. E si è arrabbiato con me, non vengo più, e poi mi ha detto lì a Peter Brown che l'ha guarito. Questo è stato un grande successo, l'interpretazione che ho fatto, questa paziente. Poi il problema estetico, il problema della etica, sono molto legati. Il bambino quando dice brutto, vuol dire anche buono. Vuol dire anche buono. Una cosa brutta e buona. No, brutto, no, brutto e cattivo. Le dirò perché ho pensato. Brutto e cattivo. E bene buono. Perché pensavo io in Socrate, che viene descritto come molto brutto, ma con una grande bellezza di pensiero, perché lo aveva in testa Socrate. E un caso anche molto particolare, come si chiama questa malattia? Dismorfofobia. Come? Dismorfofobia, no? Sì. Tu hai visto un caso di dismorfofobia del vestito? No? Io ti do un esempio, un pantalone. È un paziente, che tutti conoscono, schizofrenico, preoccupatissimo con una ruga nel pantalone. Di una piega del pantalone. E dunque, lui era molto triste perché il suo delirio cominciava ad andare giù. La perdita del delirio è quello che chiamo anche il traumatismo della guarigione. Perdere una ideologia, una filosofia, forse sbagliata dal nostro punto di vista, ma che l'hanno costruito di tanti anni talvolta. E dunque io l'ho interpretato così. Dico, sei molto triste e dunque tu hai messo nel tuo pantalone una piega di sofferenza che sicuramente hai già tu, se non nel volto, nel tuo pensiero. Comunque, tutto questo ci fa pensare moltissimo in rispetto alla idealizzazione della bellezza, ricordiamolo che la Klein diceva che l'eccessiva idealizzazione è corollario della tentazione persecutoria. Io non sono molto convinto del concetto di Meltzer sulla bellezza della madre, perché un'eccessiva idealizzazione della bellezza potrebbe essere anche corollario di una tentazione persecutoria. E la prova sta che non tutti i bambini che vanno al seno non reagiscono come una cosa così bella. Viene descritto da tese di Bad Feeder. Il Bad Feeder è il bambino che non prende il seno, che ha anche un rifiuto al seno. Ora, in questo livello, cosa vuol dire il rifiuto? Che brutto, che persecutorio, eh? Dunque, pone tutto il problema del sistema dei valori dell'oggetto interno che si presenta sulla realtà. In questo caso vale la pena riprendere il discorso di Berkeley, che in realtà non è la percezione, non è l'oggetto,
sino alla percezione dell'oggetto, quello che conta. Bene, e poi rispetto al rifiuto al proprio tutto, a una parte del corpo dell'uno o dell'altro, e la psicosi puerperale, io ho visto casi di psicosi puerperale con un rifiuto assoluto al bambino. Questo bambino è brutto o questo bambino non è mio. Bene, molte grazie. Avanti, c'è un altro volere.